Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. Il 16 maggio sarà la data di scadenza per quanto riguarda i contributi IMSS. La domanda è online per la compensazione da esonero. Vediamo chi riguarda brevemente in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Per quanto riguarda gli artigiani e commercianti, il 16 maggio 2022 è la prima scadenza dei contributi fissi che sono dovuti per l'anno in corso. Infatti i beneficiari dell'esonero contributivo però potranno utilizzare le eccedenze dei versamenti in compensazione presentando un'apposita domanda tramite il cassetto previdenziale. Ricordiamo che a fornire tutte le istruzioni in relazione alla compensazione e al rimborso delle varie eccedenze di versamento effettuate prima del riconoscimento dell'esonero dei contributi IMSS è stato il messaggio pubblicato l'anno scorso e nello specifico il numero 4620 che consigliamo di consultare direttamente sul sito dell'IMSS. Ricordiamo inoltre che l'IMSS con il messaggio numero 688 pubblicato in data 11 febbraio 2022 ha messo a disposizione dei commercianti e artigiani un nuovo modulo di domanda per le richieste di compensazione o rimborso delle eccedenze dei versamenti. La domanda può essere presentata accedendo al proprio cassetto previdenziale seguendo tale percorso. Domande telematizzati, rimborso e o compensazione contributiva. Bene, e anche per oggi è tutto. Se non l'avete già fatto, vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.